Paolo, dove ci troviamo adesso? Allora, qui ci troviamo in una bottega di ciabattini, nata come prigione, del complesso delle prigioni, come cella di punizione. Poi, finito il periodo delle carceri, qui ci sono sempre tanti dei ciabattini, ancora prima della guerra, perché a Rocca si parla che negli anni 30-40 ci fossero oltre 40 ciabattini, perché tutta la campagna aveva bisogno di sistemare le scarpe, non è come adesso che non se ne compra 10 paia. Allora venivano qua, magari gli davano due uova, un pezzo di formaggio. E qui Ciabattini, l'ultimo, è stato mio babbo, che è venuto qui negli anni 60, prima dall'altra parte, e c'è stato fino al 2007. Poi, morto mio babbo all'età di 98 anni, l'abbiamo lasciata com'era, abbiamo chiesto il permesso al comune, perché questa è la torre civica, ed è rimasta com'era una volta, con gli attrezzi, i banchetti e tutto quanto, che hanno oltre 100 anni, perché prima del mio padre, dicevo, c'erano altri ciabattini, corredato di fotografie di varie epoche, ha avuto un sacco di articoli di giornale, perché questo signore molto, molto anziano che veniva qui tutti i giorni, faceva effetto, qui vengono molte scuole, poi la gente che viene a Rocca la vuol vedere, la apro quando ci sono le feste. Per il Natale facciamo il presepe e così. E questa è un po' la storia del paese di tanti anni fa e noi cerchiamo di, almeno finché sono io, cerchiamo di mantenerla ed è molto apprezzata, ci sono delle cose strane, chiodi di legno, un sacco di cose. Poi c'è questo quadro qui, che è un quadro chiamato Cristo Socialista, che ha una scritta molto particolare, che dice: la natura ha stabilito la comunanza dei beni, l'usurpazione ha prodotto la proprietà privata. È un Cristo che veniva donato alle coppie che si sposavano civilmente. Ora, siccome mio nonno si sposò nel 1870, non è che ce ne fossero tanti, lui era anarchico e ha messo ai figli dei nomi molto strani, dalla figlia Enrichette a Libero, mio padre, a un altro zio si chiamava Comunardo, il Comunardo di Francia, un altro si chiamava Giuffrida, che era il cognome del deputato socialista calabrese, l'ultimo era Doloreso, nato nel 1916, perché secondo mio nonno era un anno di dolore perché eravamo nella guerra del 15-18. E questo l'abbiamo sempre stato in casa nostra, poi finiti tutti i miei zii e mio padre, l'abbiamo messo qui nella bottega e una testimonianza, ne abbiamo trovati quattro in Italia, poi può darsi ce ne siano anche degli altri, noi siamo riusciti a, ce n'è uno a Reggio Emilia, ce n'è uno a Reggio Emilia in un museo, veramente, uno c'è la signora di Milano, uno è a Forlì, uno è qui, poi forse ce ne sono degli altri, noi abbiamo trovato questi. E questo è stato sempre un luogo di ritrovo, vedere tutta la gente, fare delle chiacchiere, sistemare le scarpe. Si parlava di sport, si parlava di politica, un po' anche di donne, e questa è stata un po' la vita del paese finché c'è stato il mio babbo. Adesso è rimasta così vedo che la gente che viene l'apprezza molto perché è strana, insomma, non è che ce ne siano tante in giro di queste, di vedere, i calzolai ci sono anche adesso, ma hanno tutti i macchinari, insomma, e questa è così, e questa è Grazie la storia del mille. paese.